Ritorna l'atteso appuntamento con lo spazio dedicato alle vetture elettriche ed ecologiche. Sotto ai riflettori del mese di giugno c'è la curiosa e bizzarra Neo Twizy, la compact car della casa francese a metà strada tra un maxi scooter e un'autovettura. Vi piace avere il vento tra i capelli, ma quattro ruote ben piantate a terra nel massimo del rispetto ambientale? Seguiteci e salite insieme a noi a bordo di Twizy. Cari amici di Safe Drive, il terzo appuntamento con le autovetture elettriche vede come protagonista Renault Twizy, l'anello mancante tra il maxi scooter e l'automobile, una simpatica quattro ruote quasi scoperte che ha tutte le caratteristiche di una moto, con due posti in tandem e un ending quasi da due ruote. Una soluzione davvero interessante per chi vuole muoversi in città nel massimo rispetto dell'ambiente a costi di esercizio praticamente nulli. Scopriamolo insieme. La sensazione di guida al volante di Renault Twizy è davvero particolare perché sei centrale rispetto al corpo della vettura e hai un po' l'impressione di essere al volante di un kart. Poi la sensazione da kart è garantita anche da questo sterzo preciso, sì, ma molto duro perché non c'è servosterzo, non c'è neanche servofreno, quindi attenzione nelle frenate. È anche vero però che in frenata avvengono i processi di ricarica della batteria, quindi c'è un po' di recupero energetico. Twizy è un'auto pensata per muoversi praticamente solo in città. Noi infatti adesso ci stiamo dirigendo verso Milano, dove entreremo in centro senza pagare l'area C, quindi è da considerare notevole anche il risparmio, soprattutto per l'uso quotidiano della vettura. Come tutte le vetture elettriche, lo scatto di Twizy è notevole, parte da ferma veramente a razzo. La velocità massima è di circa 80 km all'ora. L'aspetto più interessante di questa vettura sono senza dubbio i costi di esercizio davvero contenuti. Basta infatti poco più di un euro per pagarsi un pieno di corrente e garantirsi così circa 70-80 km di autonomia. A questo euro va sommato il costo del noleggio delle batterie, che è di circa 50 euro al mese. In ogni caso sono costi davvero contenuti, se pensiamo che mediamente ciascun automobilista che percorre circa 200-300 km a settimana, 50 euro li spende in una settimana. Spendere 60 euro al mese mi sembra un prezzo più che accessibile, più che interessante. Potrà piacervi oppure no, ma vi assicuro che guidare Twizy in città è davvero uno spettacolo, grazie alle sue dimensioni davvero contenute e le sue forme originali. Vi noteranno se andrete in giro con un'auto del genere, ma quello che a noi importa è che questa vettura è una vettura ecologica, una vettura che costa poco. Costa poco acquistarla perché è sicuramente la vettura più economica tra le automobili elettriche oggi in circolazione. E se la parola d'ordine è risparmiare, ma anche divertirsi, per parcheggiare Twizy nel proprio garage occorrono dai poco più di 6.000 euro per la versione Twizy 45, che è quella per chi la può guidare con il patentino, quindi i ragazzi di 14-15 anni, oppure Twizy in versione più adulta, la Twizy 80, disponibile in diversi allestimenti, tra cui questo, 8.700 euro, chiave in mano.